La musica è un'esigenza, non posso farne a meno. In tutti i momenti della mia vita mi ha sempre richiamata, anche quando pensavo di mollare, e quindi ormai fa parte indissolubilmente di quello che sono. La musica è sfogo, è espressione totale di me, anche quando in altri modi non riesco a farlo, è stare bene, è uscire fuori con la mia personalità, è scavare nelle emozioni, è dare anche il buono che ho trovato, agli altri. È un mezzo per raggiungere il bello che c'è in me e che c'è negli altri. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. Insegno da circa 5 anni. L'insegnamento per me è un continuo mettermi alla prova, conoscenza degli altri e conoscenza anche di nuovi modi per far star bene me e gli altri. What I need to do, so I don't wanna be alone tonight, alone tonight. Attraverso la formazione continua e la curiosità, mi piace esplorare anche tante altre materie collaterali, diciamo, a quello che è il mio ambito e che tutte possono aiutare a far fruttare al meglio. Quella grande parola che alla fine è arte, è una di quelle parole che deve sempre accompagnare l'insegnamento, secondo me. Altrimenti un po' ci sgonfiamo e smettiamo di dare il bello. Io ti sento. Ogni lezione è personalizzata, il percorso che noi affrontiamo. Attraverso anche la conoscenza mia verso l'allievo e viceversa, troviamo un linguaggio comune e poi andiamo a vedere, grazie insomma allo stabilire insieme degli obiettivi, di quello che c'è più bisogno. Solitamente si ha una parte di scioglimento fisico per ottenere la condizione ottimale nostra del corpo, perché si canta con tutto il corpo, non solo con le corde vocali, e andiamo a ottenere la condizione migliore, o comunque andiamo a indagare, a cercare di capire qual è la migliore condizione per avere il miglior risultato e per stare bene, prima di tutto, per ottenere il suono più sano e più bello. E che si può sovrapporre e incastrare una parte tecnica di studio tecnico che l'allievo naturalmente coltiverà a casa, dedicando quotidianamente un pochettino del suo tempo per supportare tutta questa strada. Cosa che vuoi? Tu non mi fai dormire ormai. Sei qui per distrarmi o per mettermi nei guai. Poi abbiamo lo studio del brano, quindi tutta la parte interpretativa, gestione del palco, gestione microfonica, interpretazione del testo, dinamiche, tantissime sfumature. E verso la fine, da non sottovalutare, una parte di cool down, di raffreddamento vocale per riportare in neutro e nella posizione più sana tutto il nostro apparato che prima è stato allenato ed è stato esercitato. Che non so.